Io sono molto leale nei confronti del contratto e degli impegni presi con i cittadini. La cosa che posso dire a chi protesta perché stiamo mantenendo una promessa e siamo stati eletti in Regione Piemonte e abbiamo sempre detto che la TAV non andava bene. Siamo stati eletti a sindaco, col sindaco del comune di Torino in Chiara Appendino, abbiamo sempre detto che la TAV non andava bene. Siamo andati al governo dopo aver preso il 33% e abbiamo sempre detto che la TAV non andava bene. Posso dire a tutti coloro che sono perplessi rispetto a questa decisione che i soldi che risparmieremo saranno reinvestiti sul territorio, in metro, in nuovi sistemi di mobilità, in nuove infrastrutture cittadine. Non è che stiamo perdendo gli investimenti, qui stiamo dicendo soltanto che si devono spendere i soldi per fare le opere, non si devono fare le opere per spendere soldi, e questo è un concetto molto diverso da quello che abbiamo visto con la TAV in Val di Susa. Detto questo, noi non siamo contro la TAV a prescindere, questo lo voglio dire, anzi, per quanto riguarda la mobilità, soprattutto in alcune regioni che non hanno treni, o soprattutto per il trasporto merci, la tecnologia la sfrutteremo sempre di più della TAV. Il tema è la Torino-Lione, che è un'opera che si fa per spendere soldi, non si fanno investimenti qui, si fanno opere per sprecare denari. Utilizziamo quei denari per esempio per fare la metro 2 a Torino, utilizziamo quei denari per rilanciare infrastrutture su questo territorio che ne hanno tanto bisogno. Per quanto riguarda tutto quello che abbiamo promesso ai cittadini, nel contratto di governo ci sono delle cose da fare. Le altre infrastrutture erano sottoposte a quello che è il rapporto costi-benefici e quindi la ricognizione che si sta facendo, ed è chiaro che se su un'opera come il TAP viene fuori che dobbiamo dare oltre 20 miliardi, perché 20 miliardi è il minimo di risarcimenti, perché quelli di prima non solo hanno fatto un accordo internazionale ma hanno firmato anche un accordo col TAP, e il rapporto costi-benefici va a farsi benedire. Si pensa che si vogliano togliere soldi per investimenti alla città di Torino e alla regione Piemonte. Questo è sbagliato, perché noi vogliamo recuperare soldi per reinvestire lì dove serve.